Dopo un lungo periodo di lotte sindacali, di trattative, finalmente riaprono i cancelli della ex OM Carrelli di Bari e da giugno inizieranno a lavorare i primi 12 lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time al 50%. E il risultato dell'accordo sottoscritto nella sede della Presidenza della Regione Puglia tra le organizzazioni sindacali FIM CISL, FIOM TGL, WILM UIL e la società Selectica SRL, finalizzato alle prime 12 assunzioni dei lavoratori impiegati presso la ex OM Carrelli. L'accordo è stato sottoscritto alla presenza dei rappresentanti della Regione Puglia, del presidente della Task Force per l'occupazione, del sindaco della città metropolitana di Bari e del sindaco del comune di Modugno, dove sita l'azienda. La società Selectica ha confermato il cronoprogramma dell'assunzione di altri 88 ULA entro il secondo trimestre del 2023. Ci si è aggiornati ad un mese per definire i dettagli dell'ultima parte di produzione non ancora confermata, che assorbirà i restanti lavoratori. L'azienda Selectica, hanno spiegato da CGL Bari, si è impegnata a fare investimenti per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, necessari al rilancio delle attività d'impresa e al ricollocamento dei 128 dipendenti del bacino ex OM. Intanto 21 di loro sono già impegnati in tirocini formativi presso l'AMIU di Bari. Un percorso faticoso e complesso, dichiara il presidente della Regione Puglia, ma sull'ex OM non abbiamo mollato mai. Una vertenza che ho seguito personalmente, anni di iniziative per tutelare i lavoratori, anni di ricerca, mobilitazione, presidi davanti ai cancelli, la riapertura delle porte della ex OM, il fatto che 12 lavoratori verranno riassunti dal 1° giugno in attesa dell'inizio delle attività del marzo 2023 è una notizia che dà fiducia ai lavoratori e alle loro famiglie. Importante è stata la sinergia tra istituzioni, sindacati e Confindustria. La nostra attenzione resterà alta finché la vertenza non sarà risolta con l'assunzione di tutti gli ex dipendenti. Questo è solo il primo passo, hanno concluso da CGL Bari, e bisogna adesso lavorare affinché vada avanti il processo di riconversione del sito ex OM, trasformando lo stesso in un impianto integrato per la valorizzazione di plastiche e vetro da raccolta differenziata e pertanto realizzando un polo di eccellenza perché permetterebbe la chiusura del ciclo dei rifiuti e favorire la tutela del territorio.